nel vento è l'ultima pellicola realizzata dal regista Marco Simon Puccioni. Presentato da Ambi Pictures nel corso dell'ultimo Festival Internazionale del Film di Roma, il film ha riscosso subito un grande successo di pubblico e critica. Il cast al completo, tra cui Francesco Scianna e Caterina Caselli, ha preso parte al red carpet del festival e alla festa privata organizzata al Ducati Caffè. Il film racconta la vera storia della direttrice di carcere Armida Miserere, interpretata da un'intensa Valeria Golino, che per questo ruolo ha anche ottenuto il premio della Lara, istituito dalle agenzie di rappresentanza artistica del settore. Distribuito dal marchio Ambi Pictures di Andrea Iervolino e Monica Bacardi e coprodotto dallo stesso Andrea Iervolino, il film narra 15 anni nella vita di quest'eroina dei nostri tempi, il rapporto con i detenuti, la tenacia, ma anche la sofferenza dopo l'uccisione del compagno, interpretato da Filippo Timi. La critica ha definito l'Armida Miserere, interpretata da Valeria Golino, un omaggio colto, intenso e struggente.